Penso che una delle cose interessanti da dire sul tuo conto sia il fatto che tu sei la persona su cui Steven Spielberg ha modellato il personaggio del ricercatore UFO nel suo film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Credo che fosse incuriosito dall'idea di uno scienziato francese in giro per gli Stati Uniti che indaga sui fenomeni UFO. Hai osservato questo fenomeno da molto tempo, lavori a stretto contatto con il dottor Allan Hynek e altri grandi ricercatori, hai scritto molti libri autorevoli, eppure la tua prospettiva sulla questione UFO sembra piuttosto unica, nel senso che non sembra che tu stia saltando sul carrozzone dei visitatori extraterrestri. Questo era proprio il punto principale di disaccordo fra me e Spielberg. Quando ho incontrato Steven Spielberg a metà delle riprese di Incontri ravvicinati, abbiamo avuto una lunga discussione su cosa gli UFO potrebbero essere in realtà. E ovviamente per lui il punto principale del film era intrattenimento, ed era appropriato spacciare gli UFO come visitatori extraterrestri. Ma io sono un ricercatore, non faccio cinema, non potevo essere d'accordo. Dal mio punto di vista sarei molto deluso se gli UFO si rivelassero nient'altro che visitatori da un altro pianeta, perché io penso sia molto di più, qualcosa di più interessante, più complesso, proveniente da un'altra dimensione dello spazio e del tempo. Penso che il fenomeno UFO ci stia insegnando che non sappiamo la vera natura né del tempo né dello spazio. Questi oggetti sono fisici, interagiscono con l'ambiente e causano effetti psicologici e fisiologici sui testimoni, lasciano tracce sul terreno, eppure sembrano essere capaci di manipolare il tempo e lo spazio in modi che vanno ben oltre la nostra conoscenza della fisica. Questo viene menzionato nei tuoi libri, in particolare il tuo libro più recente, Messaggeri d'inganni. Sono molti anni in cui te suggerisci che gli UFO stiano deliberatamente manipolando la nostra mente subconscia, creando mitologie e mistificando la visione su di loro nella nostra cultura. E questa sarebbe una delle ragioni per cui, pur essendo fisici e concreti, risultano anche sfuggenti. Cosa mi dici di questo? Non cercherò di eludere la tua domanda, ma dobbiamo fare un passo indietro per poter rispondere. Il fenomeno UFO è molto più antico. Noi lo stiamo studiando in questa chiave tecnologica da 10 o 20 anni, ma ci sono tre livelli da considerare. Il primo livello è il livello fisico e tutto quello che possiamo dire è che gestiscono tanta energia in poco spazio. Se potessimo prendere il livello di energia di un reattore nucleare e contenerlo all'interno di questo piccolo studio, per esempio, avresti qualcosa che si avvicina a quello che fa un UFO, un sacco di energia in un piccolo spazio, emesso attraverso luce, attraverso l'energia post-microonde. Il secondo livello è quello che succede ai testimoni. Cosa ci accadrebbe se fossimo vicini a quella fonte di energia così potente? Ora stiamo iniziando a capire il lato fisiologico e le correlazioni psicologiche degli incontri e quelli che hanno a che fare con il senso di perdita di orientamento e il totale rovesciamento a livello spaziale. Mi hanno detto dei testimoni, stavamo guidando a nord, quando loro in realtà erano a sud perché erano disorientati, hanno perso completamente il senso del tempo e dello spazio. Alcune persone pensano siano passati solo 10 minuti, invece sono passate più di 3 ore. Abbiamo analizzato effetti molto frequenti sulla pelle, simili a scottature solari. Penso che le abbiano mostrate su incontri ravvicinati. Abbiamo visionato gravi effetti sugli occhi, passando dalla congiuntivite alla cecità temporanea, in alcuni casi. Hai citato persone che sono state effettivamente guarite da malattie. Ci sono stati casi in cui, dopo l'incontro ravvicinato con un UFO, sembra che il processo di guarigione sia stato accelerato. Ad oggi noi abbiamo tecniche conosciute che utilizzano le radiazioni elettromagnetiche per guarire piccole fratture o ferite superficiali della pelle. Ma niente di che, non conosciamo nulla in grado di guarire in quel modo, quindi stiamo iniziando a capire che cosa significa la descrizione dei sintomi dell'esposizione a qualunque UFO. Poi c'è un terzo livello, di cui mi sono occupato. Parliamo di messaggeri d'inganni a livello sociale. È un fatto che la nostra cultura e la nostra fede abbiano un impatto sulla ricerca della verità. Tutti credono siano extraterrestri ed è una credenza molto difficile da eradicare, perché più persone credono alla stessa storia, più questa sembra essere veritiera. Credono all'uomo verde che arriva dallo spazio. Non importa che gli UFO siano reali o meno, le persone agiscono e ragionano secondo le loro credenze. E questo apre altre domande. Sono in grado di manipolare il nostro sistema di credenze per occultarsi dietro a qualcosa di non reale? Attraverso delle credenze indotte siamo noi a creare un certo tipo di realtà, proiettando una serie di immagini a loro utili? Carl Jung c'era andato vicino o anche lui è stato manipolato di proposito da persone che hanno la tecnologia per simulare avvistamenti UFO?
Vi ricordo che durante l'indagine Watergate era stato scoperto che c'era un piano NATO alla Casa Bianca per far emergere un sottomarino dalla costa di Cuba e inscenare una seconda venuta di Cristo sopra l'isola di Cuba, utilizzando ologrammi che sono ben alla portata della nostra tecnologia odierna. L'idea era che, dato che la popolazione cattolica a Cuba è la maggioranza, sarebbero stati così sconvolti da questa visione che avrebbero saturato ogni canale di comunicazione. Penso che tu conosca la guerra psicologica. Questo è un classico. Questo tipo di manipolazione è ben compreso ormai. Ho indagato diversi casi UFO apparentemente autentici e le mie conclusioni sono le stesse degli scienziati che hanno lavorato con me. C'è una manipolazione in atto e non era una bufala dei testimoni, anzi loro erano in buona fede. Qualcuno di molto ben organizzato sta lavorando contemporaneamente a tutti i livelli che ti ho appena menzionato e con la nostra tecnologia attuale sarebbe anche possibile. Uno dei miei interessi, come sai, è stato studiare antichi avvistamenti, prima della Seconda Guerra Mondiale, quando non c'era davvero confusione con la tecnologia moderna. E che se le persone dicono nel 1925 o nel 1825 che un disco vola nell'aria, allora sai che possono essere molto molto pochi i fenomeni che avrebbero potuto riprodurlo. O ce ne sono stati tanti altri, alcuni ben documentati. Ti parlo anche di avvistamenti risalenti al XIX secolo. Per esempio, a partire dal 1896 e andando alla primavera del 1897, c'è stata un'ondata di avvistamenti di dirigibili, descritti come ovali volanti con diverse luci. I testimoni le descrivevano come dirigibili perché non avevano altro esempio all'epoca con cui confrontarli. E quegli oggetti erano capaci di fare tutte le cose che fanno gli UFO oggi, compreso il decollo molto veloce, virate, atterraggi di 90 gradi. Oggi abbiamo un nuovo livello tecnologico e il nostro folklore attuale ci fa guardare allo spazio, ma non è altro che folklore. Non è la realtà, si tratta di un film folcloristico dettato dal nostro tempo. Noi dobbiamo cercare la verità come ricercatori, oltre il velo, oltre l'illusione e oltre il folklore dei nostri tempi.